Adesso passiamo ad un momento topico della nostra giornata, il momento della premiazione dei progetti Webtrotter. Grazie Presidente, io cercherò di essere il più breve e conciso possibile proprio perché vogliamo che sia la festa delle squadre, delle scuole che hanno partecipato e vinto questa iniziativa. È un concorso organizzato da AECA unitamente al Ministero dell'Istruzione che si realizza sotto forma di una gara in contemporanea nazionale rivolta alle scuole secondarie di secondo grado. Squadre di 4 ragazzi, 2 ragazze e 2 ragazzi, perché anche noi giustamente ci teniamo al tema dello STEM o STEAM, competono in 80 minuti in contemporanea nazionale nel cercare di fornire una risposta a quesiti assolutamente non banali. Io ringrazio il Presidente per l'introduzione, ma ci tengo anch'io a raccontare che insomma io sono una delle persone che in AECA elabora le domande non certo banali e molto complicate anche per noi che andiamo a realizzare. Volevo anche infatti ringraziare la collega Monica Gatti, che un applauso se lo merita assolutamente, per il grandissimo impegno che ha dedicato al progetto e senza la quale appunto nulla sarebbe stato possibile. Secondo noi il bello di questo progetto, e che probabilmente viene anche confermato dal fatto che anno dopo anno le scuole che hanno partecipato continuano a ripartecipare e i numeri sono molto significativi, quest'anno abbiamo avuto 650 squadre iscritte per circa 150 istituti, è una dimostrazione del fatto che il progetto piace sia ai ragazzi sia anche dalle interviste e discorsi che abbiamo avuto anche ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, perché l'obiettivo di fondo è quello di imparare a utilizzare il web e le tecnologie digitali per la ricerca fondamentalmente di informazioni. Questo si vede anche dal logo del progetto. All'inizio, fino agli anni scorsi, era un ragazzo e con un computer e il mondo che gli girava intorno, e già il nome infatti Webtrotter riprende questa idea. Quest'anno abbiamo voluto evolverlo in un pesciolino, che è un pesciolino rosso, ma che sulle spalle monta la pinna di uno squalo. Questo per indicare come spesso l'informazione corretta non sia la più facilmente raggiungibile, che per trovare la verità, in particolare appunto online, sia necessario guardare oltre la superficie. Questo è un tema, diciamo, che in un periodo di si parla di fake news, si parla di notizie bufala, di un approccio anche alla ricerca dell'informazione molto basale, sicuramente è molto importante, in cui diciamo noi crediamo molto. Niente, io cerco appunto, volevo volutamente essere il più breve possibile proprio per dare la possibilità alle scuole che sono riuscite ad arrivare ai vertici della classifica, essere qua oggi presenti e che vengono anche appunto da lontano, ringraziamo per essere qua oggi, di avere appunto la giusta attenzione e il giusto tempo anche per loro. Oggi premiamo le 10 squadre che si sono classificate ai vertici della classifica finale. Ricordo solo che sono 2 sessioni, 2 manche la gara, una manche iniziale di qualificazione a cui partecipano tutte le squadre iscritte e poi una gara finale a cui partecipano le prime 100 squadre, nonché una squadra per ogni istituto non classificata nelle prime 100. I premi di AECA consistono in delle targhe alle scuole partecipanti, degli attestati sia ai referenti di squadra che agli studenti alle scuole, delle skill card omaggio, skill card del nuovo ICDL, tra l'altro appunto uno dei moduli della nuova ICDL che uscirà a breve, l'information literacy, tratta proprio questi temi probabilmente, cioè l'utilizzo e la ricerca delle informazioni in una modalità non banale. E le prime 3 squadre, da quest'anno abbiamo dato anche in premio un gadget tecnologico, perché ovviamente è in linea col tema di fondo del concorso, che è appunto uno smartwatch. Quindi 5 smartwatch per ogni squadra vincitrice, 4 per i ragazzi, 1 a testa più 1 giustamente per il referente che ha contribuito al successo. Ringrazio sia gli studenti che i referenti, perché appunto il ruolo del docente in tutte queste iniziative è sempre fondamentale. Quindi grazie ai ragazzi e grazie anche a voi. Allora, la prima squadra classificata è l'Istituto di Istruzione Superiore Alfonso Maria de Liguori di Sant'Agata dei Goti.
de provincia di Benevento, che purtroppo non può essere qua oggi perché è una squadra, poi magari ce lo racconta il referente stesso, il professor Pascarella, è una scuola molto avanzata, molto innovativa, sarà qua già settimana prossima per le Olimpiadi del Problem Solving, quindi diciamo c'è una sovrapposizione di premi a questa scuola e non può essere qua oggi. Abbiamo però la fortuna di poterci collegare con lui e con loro via web. Possiamo... È già attivo? Si sente anche il microfono? Sì, esatto. Se in tre minuti brevemente ci volete raccontare la vostra esperienza con il Trotter. Complimenti a lei e complimenti a voi ragazzi. Le domande non erano facili quest'anno. Nessuno è riuscito a rispondere a ottenere il 100% dei punteggi. Sono tutti particolarmente rigidi nel fare le domande. C'è un po' di Trotter è un progetto che in prima persona mi è piaciuto e mi ha coinvolto tantissimo. L'ho utilizzato anche durante la formazione sia di alunni che di docenti. Perché, come dicevate, è una ricerca non banale, è qualcosa in più rispetto al semplice andare su quella e trovare qualche risposta. I ragazzi sono felicissimi del risultato, anche perché hanno avuto qualche difficoltà durante la prova finale, però queste cose le racconteranno loro. Io del problem solving, loro hanno partecipato l'anno scorso, quest'anno non perché sono in terza e quindi... come sono si al secondo anno, comunque sempre bravi, anche l'anno scorso erano loro a Cesena. Anche l'anno scorso erano a Cesena per il problem solving. Guarda, complimenti ancora, direi un applauso da parte di tutti. Scendiamo dal palco e facciamo una cosa un po' più informale, insomma. Seconda classificata, liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona, la squadra i piccioncini. Prego ragazzi. Insegno informatica nel liceo scientifico Galilei di Ancona e ringrazio l'AICA per l'opportunità che ci dà di partecipare a questo concorso che è diventato ormai un must nelle scuole, no? Quindi noi sin dal primo anno prendiamo parte, gli altri anni con successo inferiore, quest'anno questa sorpresa grazie ai ragazzi. E noi siamo test center da parecchi anni, quindi anche i ragazzi seguono il percorso della patente europea, stanno finendo e ci siamo proprio in vista le web trotter preparati su Excel, quindi sulle funzionalità advanced anche, e i ragazzi l'hanno messo a frutto. Bene, sono fiero di loro e grazie a voi per tutto quello che fate. Prendo spunto anche dall'intervento che è stato fatto. È assurdo che in uno scientifico ancora curricolarmente non ci sia informatica. Noi ci siamo attrezzati nell'autonomia e abbiamo un corso informatico di 2 ore che vanno dal primo al quarto. Quindi tentiamo di mettere una pezza a questa assurdità. Grazie a voi per tutto. Siamo felici di essere qua e comunque ci siamo impegnati ad arrivare qua, a questo punto. E io sono Martina Santilli. Io sono Daniele Spalazzo. Io Romina Di Angela. E io Tommaso Taccalide. I piccioncini. Ok, grazie ancora, all'anno prossimo allora, alla nuova edizione. Terza squadra all'istituto Ettore Bolisani di Isola della Scala, con la squadra Just Search It. Niente, noi abbiamo aderito a questo progetto, è il secondo anno, ma i ragazzi non sono più gli stessi che hanno partecipato l'anno scorso.
Quest'anno loro hanno partecipato con grandissimo entusiasmo, la proposta è partita da me, però loro veramente hanno messo un entusiasmo particolare. E la prima parte, nella prima gara ci siamo classificati. Nella prima fase di qualificazione ci siamo classificati 57esimi, quindi il terzo posto è arrivato un po' inaspettato. Però è stata una bellissima sorpresa che è la, diciamo, la giusta conclusione anche dell'impegno che ci hanno messo. Per cui bravissimi loro che veramente hanno messo tutto l'impegno che potevano per riuscire in questo. La Web Trotter anche per noi sarà lo spunto poi per realizzare delle lezioni che faranno i ragazzi ai compagni, portando la loro esperienza e di quello che hanno appreso nella ricerca in rete anche ai compagni della loro classe. Noi siamo un istituto tecnico commerciale con un indirizzo sistemi informativi aziendali e i ragazzi in pratica adesso, finita questa esperienza, sulla base del materiale che avevamo utilizzato per la preparazione, porteranno la loro esperienza ai compagni di classe nelle prossime settimane, insomma, sotto forma di lezione. Bello. Quindi... è bello quando diciamo un progetto che piace, poi si diffonde. Sì, difatti è stato bello anche perché per premiarli, anche per dar soddisfazione, anche per far vedere ai ragazzi che non hanno partecipato quanto è stata coinvolgente questa esperienza. Per cui faremo questo. Grazie a voi ragazzi. Presentatevi. Mi chiamo Gagan. Anna, Matilde, Matteo. Quarto posto, il liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, con la squadra Golden Selection. La referente è la professoressa Busetti. Che è sostituita oggi. Ah, che oggi è sostituita. Adesso è Re Matteo, professor Re Matteo. La professor Re Matteo. No, per quello tutte le mie classi hanno risposto positivamente alla mia domanda, che era se volessero partecipare a questa gara, che è sembrata subito interessante. E per fortuna loro sono stati bravi. Sì. Complimenti a lei. Ragazzi, complimenti. Se volete presentarvi. Io sono Stefania, ciao a tutti e grazie. Delia. Alessandro. Simone. Chi porterà a scuola. Esatto, la targa da parte del presidente. Quinta posizione, l'Istituto Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno. La squadra è Tucci Gang, il referente è la dottoressa Donatella Talamonti. Eccovi qua. Salve, noi siamo dell'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno ed è il primo anno che partecipiamo a questa manifestazione, quindi per noi è una grande soddisfazione essere qui, essendo proprio il primo anno di partecipazione. E lascio la parola ai diretti interessati. Dunque, come rappresentante formale di Istituto di Istruzione Superiore Fermi Sacconi Ceci, vi posso dire che è stata un'ottima esperienza, pur avendo avuto alcuni handicap con le postazioni all'ultimo momento, però siamo molto felici del risultato, punteremo al massimo l'anno prossimo. Mi complimento con tutte le altre squadre, con tutti gli altri ragazzi e tutti gli altri professori e ringrazio soprattutto l'AICA per averci dato una tale opportunità, davvero grazie. Grazie a voi. Sesta posizione, l'Istituto Arimondi Eula di Savigliano, Cuneo, con la squadra BBB. La referente è la professoressa Alessandra Vassallo. Lungo viaggio da Cuneo anche.
Allora, noi arriviamo dalla provincia di Cuneo, abbiamo fatto una levataccia, ma ne valeva la pena. Io sono proprio contenta per i miei studenti, perché loro partecipano per la seconda volta, ma quest'anno hanno veramente lavorato bene. Alla prova di qualificazione sono arrivati 18esimi, in quel momento io ho capito, quest'anno riusciamo ad andare a Cesena. E così è stato, quindi davvero complimenti ai quattro ragazzi che frequentano il terzo anno del liceo scientifico delle scienze applicate. Allora, volevo ringraziare tutti, perché comunque è stata una bella esperienza. E, io mi chiamo Stefano. Io sono Lucia. Enrico. Francesca. All'anno prossimo, per magari salire il più livello, insomma. Complimenti ancora. Grazie ancora. La settima posizione è occupata dal liceo Stanislao Canizzaro di Roma, che purtroppo non ha avuto la possibilità oggi di essere qua, quindi ringraziamo per la partecipazione, ci complimentiamo anche con loro, anche se oggi appunto non riescono a essere qui con noi, e i premi gli verranno comunque appunto inviati. Idem per l'ottava posizione, l'Istituto Superiore Fossombroni di Grosseto, che con la squadra A liceo, anche loro purtroppo non sono riusciti oggi a essere qua, quindi anche a loro facciamo un applauso anche agli assenti, giustamente, e invieremo i premi nonché gli attestati. Nona posizione, l'Istituto Arturo Malignani di Udine, con la squadra Malignani 6, perché sono numerose le squadre che si erano iscritte, e la professoressa Maria Concetta Brocato. I ringraziamenti di rito per AICA, vi ringraziamo di averci dato questa possibilità. E noi siamo, diciamo, dei veterani, perché da quando WebTrotter è partito, io ho visto questo accattivante logo, che quest'anno un pesciolino, ma all'inizio era una caccia al tesoro in rete. Quando dicevo, ragazzi, partecipiamo a una caccia al tesoro in rete, tutti mi dicevano sì. Poi andavamo a guardare le regole, il comportamento, e pian piano è diventato un progetto di istituto inserito all'interno di un progetto che si chiama eSafety. E chiamo qui, perché non voleva venire il referente anche del progetto eSafety. Luciano, vieni, perché è corretto che ci sei anche tu. Il collega, insieme anche a altri colleghi, ha supportato le squadre, perché sono tantissime le squadre che abbiamo iscritto. Abbiamo fatto una selezione interna, 70 squadre, quindi moltiplichiamo per 30, quindi 70 per 30. Sono tantissimi i ragazzi che hanno partecipato, il costo non ci permetteva di iscriverli tutti, ma abbiamo selezionato 6 squadre. E di queste 6 squadre, la sesta, l'ultima, è stata Malignani 6. Non abbiamo un logo, perché erano così tanti che non abbiamo potuto scegliere un nome per la squadra, ma il prossimo anno lo sceglieremo per tutte. E questi sono solo 3, non c'è il quarto studente che comunque ha partecipato e non è potuto venire per degli impegni. Passo la parola solo un secondo al collega, perché così ci spiega il nostro percorso, e poi ai ragazzi. Grazie. Buongiorno, io passerei direttamente la parola ai ragazzi. No. Buongiorno a tutti, sono l'onorevole Alessandro. È stato un vero piacere partecipare a questa gara. Un ringraziamento speciale ai nostri professori, al professor Dreani e alla professoressa Brocato. Un ringraziamento alla nostra scuola e ai singoli componenti della nostra squadra, anche il quarto che non ha potuto partecipare oggi a Cesena, Edoardo. È stata una gara molto soddisfacente. E un complimento anche alle altre squadre che si sono classificate e hanno vinto la gara. Io sono Fiorito Alessandro, stessa cosa, grazie a voi, grazie al Malignani,
Basta, è stato un piacere. Manuel Massari. E per concludere, decima posizione, last but not least, l'Istituto Gandhi di Narni, Frosinone, con la squadra Bopanebe. Allora, Bopaneb l'ho scelto io ovviamente in qualità di professore, perché i ragazzi tendevano a dare A e non arrivavamo al dunque, e a un certo punto ho preso le iniziali dei loro cognomi, dei quattro cognomi in ordine, è diventato il nostro logo. Noi siamo un istituto, un liceo scientifico, i ragazzi fanno l'indirizzo ordinario, sono un secondo anno, era la prima volta che facevamo questa esperienza, abbiamo visto questa gara e io mi sono incuriosita, loro si sono divertiti, la cosa più bella per noi è il fatto che loro si sono divertiti, perché hanno lavorato insieme, hanno scoperto come lavorare insieme, come suddividersi i compiti e hanno trovato molte difficoltà, perché abbiamo avuto anche un blocco della rete nella selezione precedente e abbiamo avuto mezz'ora di blocco di internet dei ragazzi, quindi la prova l'hanno ristretta a un tempo ridotto, sono stati veramente bravi e ora passo la parola a Andrea. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io vorrei ringraziare la nostra referente, la professoressa De Matteis, per averci proposto per la prima volta all'interno del nostro istituto la partecipazione a questa gara, vorrei ringraziare anche gli altri professori che ci hanno aiutato, la Freda ad esempio. Ma sta lì? Lei è il nostro animatore di Sì, venga qui. Io insegno matematica e fisica, lei è un'insegnante di informatica, in realtà è referente di informatica e lei. Io sono Chiara. Io Giulio. Lorenzo. Erika. Primo anno in partecipazione, sì, già sì, premio sì. Subito, sì, non siamo... potete mancare l'anno prossimo. Sì, sì, sì. Si sono molto incuriositi anche i compagni, perché... Secondo.